Dottor Carofiglio, la sua estate fredda, come è paragonabile all'estate fredda che sta vivendo il Gargano? E non c'è dubbio che ci sono alcune somiglianze anche piuttosto consistenti, peraltro le storie realmente accadute a cui si ispira il romanzo sono in molti casi storie avvenute in questa parte del territorio nazionale. Il problema è che queste situazioni si ripetono perché all'azione di repressione che c'è stata anche con ottimi successi in passato poi non segue la bonifica sociale di certe realtà in cui i fenomeni criminali si riproducono anche in questa forma così tremenda e violenta. Ora è il momento delle indagini, dei processi e della repressione, ripeto. Poi però bisognerà seriamente porsi il problema di togliere l'acqua nella quale si muovono i criminali e le loro attività. Forse è un fenomeno troppo spesso sottovalutato. Io credo che sia un problema ciclico, insomma noi ce ne siamo molto occupati in anni passati, certamente non sottovalutandolo. Il problema è che non si capisce che è come un intervento chirurgico l'azione degli investigatori e dei giudici. Dopo l'intervento chirurgico bisogna dare gli antibiotici. Se si fa l'intervento chirurgico e non si danno gli antibiotici, il fenomeno si riproduce. E gli antibiotici, fuori di metafora, sono le azioni sulle situazioni sociali che riducano il rischio della ripetizione di certe cose. Secondo lei, in una terra così bella, straordinaria, perché nascono questi fenomeni così brutti, criminali? Io credo che ci sia un problema di degrado sociale in molte situazioni e questo degrado sociale suggerisce a molti giovani l'idea che sia molto più facile prendere certe scorciatoie per il successo piuttosto che impegnarsi in una realtà che sembra rispondere poco. Poi questa ovviamente è una semplificazione, poi c'è un problema di coscienza collettiva. Molto spesso anche le persone per bene, del tutto estranee ai fenomeni criminali, cedono alla logica di mi faccio i fatti miei. Ecco, questa è la logica che va combattuta. Come fa un pubblico ministero come lei di successo, anche un parlamentare di successo, poi diventare scrittore, scrivere romanzi? Questo passaggio come avviene? È quello che io ho sempre sognato. Io rispondo con una battuta a questa domanda, dico che bisognerebbe chiedermi una cosa diversa, cioè come mai un ragazzino che appunto desiderava fare lo scrittore ha fatto per tanti anni il pubblico ministero senza scrivere una parola. Io non ce l'ho la risposta, però in realtà le vite delle persone sfuggono a ogni capacità di classificazione. A un certo punto ho pensato che avevo voglia di cominciare a scrivere e ho avuto la fortuna di riuscirci. Un'ultima domanda, lei ha fatto molto spesso riferimento a Camilleri per altre situazioni, però un suo libro, un suo romanzo trasformato in una fiction o in un film, lei lo gradirebbe? Ma guardi, ce ne sono stati 4 di film tratti da miei racconti o romanzi, non sono contrario, bisogna vedere di volta in volta qual è il progetto. Penso che il cinema o la televisione siano sbocchi interessanti se il prodotto che si immagina di determinare è un prodotto di qualità.